L'Atletico non vince per la prima volta in questa stagione sul terreno nemico di Zia Lisa. Questo già fa notizia da solo. Ma il mancato incameramento dei tre punti non è la conseguenza di una opaca prestazione degli uomini di Damiano Proto, che tutt'altro, hanno fatto di tutto per vincere, ma si sono imbattuti nella giornata di grazia del portiere ospite che ha parato tutto quello che era possibile e anche l'impossibile, e nella giornata di disgrazia del direttore di gara che con scelte a dir poco contestabili ha privato l'Atletico di un netto rigore per atterramento di Signorelli da parte del portiere, di un gol regolare, preferendogli una punizione dal limite senza applicare il vantaggio. Tralasciando i demeriti di quest'ultimo, è senza dubbio importante dare peso alla prestazione sopra le righe del portiere ospite, perché il Vittoria porta a casa un punto d'oro, frutto di un solo tiro in porta a metà del primo tempo, che ha messo pressione a Sottile e compagni. Il gol del pari arriva allo scadere della prima frazione di gioco, grazie a Capitan Signorelli che segna la settima rete in campionato. La ripresa è monotona nella sua tematica, sembra una di quelle gare che da bambino si giocavano all'oratorio, la cosiddetta porta romana, non ce ne vogliono gli ospiti, ma è stato un vero e proprio tiro al bersaglio. Solo grazie a quanto già detto sul portiere e ad un incrocio dei pali colpito da Signorelli, il Vittoria può gioire alla fine dei 95 minuti di gioco. L'Atletico esce con l'amaro in bocca per aver perso la vetta immeritatamente, ma siamo sicuri che già da domenica trasformeranno i ragazzi di Proto la delusione in rabbia agonistica nella difficile trasferta di notte.